fino a senza acqua, senza grassi. 19 pezzi, sono 15 pezzi di cottura più 4 forchettoni in omaggio, considerati nel costo, nel prezzo dei 19 pezzi. In più a questa batteria, stasera, in onore a, qui a Raffaele Piso, sì, e a Teleradio City di Genova, dimmi cosa hai preparato. Abbiamo portato questa griglia per cucinare in casa la carne, pesce, levando questa si può fare lasagne, di tutto, che praticamente è antiodore e antifumo, no? Si mette sul gas, in cui è veramente una cosa eccezionale. Questa non è in commercio, è una cosa esclusiva, non c'è nei negozi. E la fanno tramite una vendita per corrispondenza solo su certe riviste settimanali specializzate in dietetica. Bene. Per cui questo valore commerciale di quella griglia sulle 35.000 lire, questo per arrivare al discorso che la batteria Eterno a listino è 372, però, per questa sera, prezzo commerciale, per questa sera, per Gran Bazà, 295.000 lire, in omaggio con la griglia. Vuoi dire che porti a casa direttamente? Esatto, no? Dato che sì, io ho un negozio a Genova, allora la prima casa fa consegna a domicilio, per cui basta che lasciate il vostro numero e telefono, io domani, dopodomani, nel giro di 2 o 3 giorni le richiamiamo e facciamo consegna a domicilio. E se vi piace la prendete. Se sì. No, fate migliore di così mille, penso che veramente no, ecco, non ci no, sia. Oltre allo sconto, sì, esatto, ora non ci pensavo. Comunque, servizio a domicilio. Allora, torno a ripetere, 372 prezzo commerciale, per questa sera 295.000 lire in omaggio il forno Gri. Bene, vedo che Piero è in difficoltà a trovare tutti i fogli, sta telefonando da tutte le parti. Allora, ecco, qui ci... Coma? Sì. Sì, Coma. Oh, sì. Hanno già telefonato perché hai fatto un prezzo veramente basso stasera. Cioè, come tutti quanti abbiamo fatto un prezzo prenatalizio. Diamo intanto l'indirizzo. Comal, articoli tecnici per lobby, via Sangallo 172, Poggi Bonzi. Il primo lotto è un trapano della Black & Decker, con percussione, due velocità, e un pick-up a 740. Tutti quanti lo conoscono più o meno, insomma, non è che sia una novità. La novità è il prezzo, che diremo dopo. In più una cassetta molto, molto utile sia per la casa che per l'auto, cioè è un cacciavite che avvita e svita senza bisogno. Ora tengo il microfono. Cioè, è un cacciavite che serve in una posizione avvita e in una posizione svita. Serve anche per tenere buono il bambino. Perché fa un sì, certo, cioè, infatti, io sono già incantato. È abbastanza simpatico. Comunque, questo qui lo potrete vedere e ve lo potremo spiegare eventualmente quando verrete da noi. C'ha le bussole per da 6 fino alla 13, poi cacciavite a croce e cacciavite piani. Il tutto viene a un prezzo commerciale di 82.700 lire. Per Telebazar questa sera lo diamo a 50.000 lire, oltre che per il prezzo natalizio, diciamo, anche perché sabato e domenica prossima, lo ripeto per l'ultima volta perché chiaramente poi non ci sarà più, ci abbiamo una fiera interna che è esclusivamente per gli articoli per lobby. Ci saranno delle dimostrazioni su tutti quanti gli accessori, giardinaggio, casa, legno, tutto quanto. Però questo per il nonno anche regalo per il nonno, questo dico. Questo è anche un regalo per il nonno ed è un per il nonno, per il nipote, per tutti quanti. Certo. E vabbè, insomma, il prezzo è 54.000 lire, credo che di meno di così non si possa. Ma guardate che io ho detto per il nonno, arrivare. Perché c'è una ragione, perché al nonno non sa mai cosa regalargli. Infatti. Perché dico, cioè, ed è la persona non fuma, che forse a livello hobby è quella che ha più bisogno di avere un qualcosa per... Poi si sentono vivi perché lavorano, esatto, fanno qualche cosa. Esatto. Noi abbiamo a parte che l'abbiamo acquistata la grande clientela, sì, dei pensionati da quando abbiamo iniziato a dire pagamento eccezionale rateale per i pensionati. Comunque è senz'altro la categoria più appassionata e più viva. Diamo l'indirizzo. Comal, articoli tecnici per lobby, via Sangallo 172. Bene, allora il maestro Bonocore, se per favore mi suona leggermente sottofondo, perché abbiamo Carmen stasera che è venuta a trovarci. Come va Carmen? Sta bene? Grazie, ha visto buonasera. Savana da qualche parte? Sì. Ah, ma c'è anche Savana lì. Allora diamo l'indirizzo di Savana. Savana, via Roma 124, Montevarchi. Dunque, il primo lotto è la marmotta. Lotto, sì, è una pelliccia in marmotta canadese. Ormai la conoscono tutti la marmotta. Ma è bella. Sì, questa è anche molto bella. Dunque, è una pelliccia manica ragla con collo all'americana. Ecco, poi possiamo fare anche dei modelli, insomma, più moderni con il collo alla coreana, ok? Comunque, questa è con il collo all'americana.
e il prezzo di vendita è 3 milioni, per stasera 2 milioni e 500. Però vorrei dire questo, io di questi qui ce ne ho pochissime, ne posso dare... Pochissime di mezza? No, ne posso dare una comunque a questo prezzo. Allora Rita, poi... mi dici qualcosa del primo lotto dei Savana? Poi vorrei dire anche questo, siccome quando si presenta le pellicce di solito arriva sempre clienti in più perché... chi vede la trasmissione viene a comprare, certo, anche a prezzo normale. Perché, diciamo, io... non è soltanto nella serata, no, ma è durante dopo, la settimana. Sì. Che vengono, io non sono riuscito a prendere il numero di telefono. Comunque... oh, ma che peccato, eccetera. Sì. Comunque io ripeto che queste pellicce io ne ho qualcuna, insomma 4, 5, 5, 6 pellicce dovrebbero essere pronte. Se chi viene a ritirare le pellicce, anche questa che telefona qui comunque, sì, e viene a ritirarle entro sabato e la pelliccia è pronta, oppure io rimanessi senza, queste bisogna andare a dopo Natale. Perfetto. Perché non voglio fissare ordini e dopo, vediamo cosa, perché noi siamo molto Rita, impegnati. Se il... sì. Dunque, no, perché è il momento anche di investire naturalmente, sì, è già arrivata la telefonata mentre stavamo parlando proprio, sì, però vabbè, del primo che, sì, è questo, di modi... uno in panchina la possiamo tenere, sì, va bene, sì, va grazie bene. Mille, Savana, diamo indirizzo. Savana, via Roma 124, Montevarchi. Bene, grazie. Io non voglio spaventare, molte volte io sembra che sia presuntuoso e dico abbiamo avuto 200, 300 telefonate, molte volte sono anche di più, io cerco sempre di moderare l'ottimismo perché qui non è che ci guadagnano molto. Molti mi chiedono continuamente perché fanno questa trasmissione, ma allora che margini ci sono nelle cose? No, non è che ci sono margini, lo fanno per la pubblicità, si accontentano di togliersi le spese, ecco perché praticamente hanno la fabbrica molte volte alle spalle, ecco perché possiamo dare la possibilità solo per chi telefona, ecco il discorso che facevo prima, non vi fidate delle trasmissioni che dicono ma venite poi tanto noi vi facciamo lo sconto è una brutta cosa, perché lo devo dire, c'è stato anche un pretore che l'ha detto, lo sconto lo fanno un po' tutti, lo scrivono eccetera, invece la pubblicità è una cosa molto importante, lo sconto pubblicitario è importantissimo, ecco perché ci stanno telefonando da tutte le parti. Bene, andiamo adesso a questa cosa che noi non vorrei mica sgridare lei, sa, ma sa da 3 anni, io che sono 2 anni che ho cominciato Gran Bazar, che dico che uno dei generi, dei settori merceologici più richiesti sono questi, e noi non l'avevamo, cioè cercavamo, lo diciamo, ma volete venire, ma c'è sempre perché c'è un margine molto basso, è vero? Bassissimo. Però le telefonate sono tante perché i televisori e queste cose interessano tutti a questa cifra, perché costano molto di più il negozio. Adesso poi quando le dirò il numero di telefonate lei si spaventerà. Io vorrei, ce la facciamo consegnarle? Bah, speriamo di sì, insomma. Perché sa, sembra uno scherzo, poi dopo dice ma come, mi sono arrivati 27 televisori. Poi io prima mi sono dimenticato di dire una cosa, no? Volevamo regalare anche un fantastico radioregistratore a qualcuno. Non so a qualcuno cosa vuol mi dire? Mi aiuti lei, è una telefonata. Allora facciamo, no, facciamo una cosa, i primi 5 che arrivano in negozio a ritirare la roba, lei dà il registratore, va bene? Da dividere in 5? Ah no, uno solo ne aveva, allora il primo. Ne diamo primi due, però la prossima settimana se torno, darmi i nomi, D'accordo. Perché io non mi fido dei commercianti, cioè, se no dice, ah che peccato, lei è arrivato terzo, ma guarda un po', io ce l'ho qui due, ma appena... No, ma noi siamo seri. No, ma siamo serissimi. Sì, sì, ma... Nel senso che non ridiamo, comunque. Conosco Montecitorio, dica. Allora, allora come primo lotto, abbiamo questo TV, CGE. Un'altra causa, no? Mi stanno dicendo, qui c'è un'altra causa. 79 canali, 26 pollici con telecomando, sì, sintonia elettronica. Questo televisore oltretutto ha una memoria alla memory quartz, cioè la memoria al quarzo, le consente, quando ha preso una stazione la perde molto 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 difficilmente. Sì. Poi diciamo che oltretutto ha una potenza di uscita di 16 watt musicali, ha la possibilità di regolare con due sistemi diversi sia gli alti che i bassi. Poi cosa posso dirle, perché no, è direi, talmente eccezionale. Una garanzia e eventualmente... E poi ha appunto questa garanzia di 2 anni dal primo intervento, cioè quando si guasta la prima volta esce il tecnico, da allora 2 anni di garanzia. E ogni 2 anni, per altri 8 anni, si può rinnovare questo contratto di garanzia spendendo 20 o 30 mila lire. Sì, lo installate in casa adesso? Cioè sì, lo portiamo in casa, lo trasportiamo, lo installiamo, però non è compreso nel prezzo questo. Ecco, cioè però io sono sempre abituato ad avvisare il pubblico su che cosa si potrà andare come spesa. Ma diciamo trasporto e installazione in Firenze si spendono 7-8 mila lire, non di più. Guardate, c'è una cosa molto importante che bisogna dire anche sui televisori perché sono abbastanza pratico, che funziona.
Cioè, se ve lo portano a casa è perché deve funzionare, voi non dovete mica pagare una cosa prima ancora. Sì, sì, glielo installiamo, lo proviamo, se non funziona lo riprendiamo. Se funziona, tutto a posto. Comunque sono pochissimi quelli che abbiamo a disposizione, quindi non credo che... Allora Rita per fuori mi dice poi i televisori perché devo dare uno stop. E questo stop. Fuori si trova 850.000 lire, sì, è un Chrono System CGE, lo offriamo a 6,95 per questa sera. 6,95 solo per Telebazar. Bene. Voi frigoriferi ne avete? Mi stanno chiedendo frigoriferi, telefoni, frigoriferi, mobili, grandi, tutto. Grandi, cioè. Bene, dia pure il suo indirizzo, grazie mille. Mentre Rita mi sta dicendo. Allora, noi sono siamo a Firenze, in via Toselli 126. Siamo a 20 televisori. Speriamo di farcela. Allora, stop per i televisori, bisogna di stop, se no andiamo a finire molto più su. Beh, penso a 25 ora, ci 5, possiamo arrivare. 5 perché siamo sotto Natale e non di più. Ci arriviamo tranquillamente. Va bene, non di più, signori, mi dispiace, a 25 mi fai il link col campanellino. Grazie mille. Il secondo lotto ne parliamo dopo. Dopo, parliamo d'accordo. Solo di un lotto per volta. Grazie mille, può andare da quella parte. E qui, adesso buonanotte. Avanti pure. Adesso c'è sì, la Fiorenza, via Fratti 203 via Reggio, che è impazzita, abbiamo detto, no? Facciamo vedere prima il regalo? Facciamo vedere prima il regalo. Ecco, questo è il regalo, signori. Attenzione, perché io non vi dico altro, dovete andarlo a vedere. Se volete lo facciamo vedere internamente, ma è contro la nebbia, perché è al colore che si adopera in Olanda. Le macchine sono così perché è per la nebbia. Voi così lo potete portare dritto al rovescio, quando c'è la nebbia lo mettete al rovescio per sì, il rosa che c'è. Questo è il regalo, signori. Taglie non ci sono limiti, fino al 56, sì. Senti, e ma i colori sono, c'è il beige, il blu questi e questo sono verde. Sono tir che vengono dirottati questi? Sono tir che sono dirottati, perché regalo queste cose uno impazzisce. Sì, cioè, l'ho nave che l'ho detto subito, sì, una cosa del genere. Capitano Greco, insomma, gli avete dato quella mazzetta così che ha scaricato tutto, sì. No? Vabbè, allora, Fiorenza stasera regalo quello o questo, l'abito della donna. Però è giusto che le donne facciano anche il regalo all'uomo. Ecco, appunto, no, quello poi lo vedranno loro. Sono i regali della settimana. Il regalo della donna? Noi? È un po' dura. Sai cosa fanno le grandi ditte? Si porta i regali buoni quando porteremo l'indossatore o l'indossatrice. Ah, ecco, ho capito. Va bene. O volete risparmiare anche su questo? No. E bisogna risparmiare, sennò come facciamo a regalare? Ah, giusto. Allora niente indossatore. Ecco. Prezzo di questo? Prezzo commerciale 190.000 lire, per Telebazar 120.000 più il regalo. Il regalo il che è questo. O l'abito da donna. Bene, via i telefoni, non c'è, vi dico io quando sono liberi perché stanno telefonando. Non so quando risuccederà. Ecco, c'è il 604 che è libero, lo dico a casa perché li voglio chiamare. Cioè finale 604, no, non è più libero, sta già chiamando. 100? Ricordiamo. Sì. 110? 120. Ah, 120 mila lire. 180. Il regalo? 109, il regalo, l'abito da donna o il piumino? Ricordiamo il regalone. Ecco, che sai ora che ci siamo vicini. Ho avuto parecchie critiche. E te lo devo dire, perché intanto mi sono. Sì, critiche. Perché la gente, sai, giustamente, non è un po' malfidata, dice regalone, cosa vuol dire? È un pacco grande, poi si apre dentro tutta carta? No, io l'ho spiegato subito, ho detto si tratta di un regalone nel vero senso della parola, non nel senso di grande. Guarda che ti comprometti, perché no, poi no, dopo no. Quando lo parlerai... diciamo? Lo sì, diciamo, sì, visto che favore, siamo vicini, visto che manca 10 giorni, 15 giorni, dai. Lo diciamo? Sì. Dunque, è una giacca di pelliccia d'agnello. Il regalo? In regalo. A tutti quelli che vengono? No, a chi? L'abbiamo detto, a chi si aggiudicava più lotti, ecco, dal, dirlo. Sì, da un mese in qua. Cioè da quando abbiamo cominciato? Già ce ne sono due in Lizza, oramai sono due sì, le allora persone. Chi stasera sì. Prende il giubbone va aggiunto a quello. Sì, è naturale. E il regalo, l'hai detto, Fiamma, perché erano tutti dubbiosi. Così evitiamo tutte le polemiche. Quella signora che mi ha fermato di due per strada oggi al centro di Firenze, vede, era un bellissimo regalo. Ero dubbioso, dice, ma sai, gli regalone oppure fra i primi cinque... Ci regalerà un ombrello. Verrà estratto una cosa, fra i primi cinque verrà estratto, nessuno lo saprà mai. No, è stato chiaro fin dall'inizio. Perfetto. Chi si aggiudicava più lotti aveva diritto al regalone. Grazie, devo correre perché siamo in ritardo. Ci andiamo dopo, ci dall'altra parte. Bene, il relitto, hanno già telefonato, Poi si vede, ti aspettavano al varco proprio, il primo lotto. Esatto. Diamo tanto l'indirizzo. Il relitto via Toti 1, Montecatini Terme. Allora, primo, questa sera il primo facciamo lotto vedere è la famosa... bene, questo, qui abbiamo spazio, sai, sì, visto? Sì, qui siamo rete A, siamo importanti, insomma, allora, dimmi un po'. Allora. Questa è la famosa poltrona dell'ammiraglio ed è una poltrona copiata da un arredamento di bordo. Molto bella, La famosa nave Bounty che c'è a Hollywood e che adoperano ancora per fare i film e riprese. Perché fanno ancora i film? Genere, sì, i film,
e appunto a bordo c'è una crisi adesso nel cinema, non c'è più nessuno, vai al cinema tu, io ci vado, due persone, quattro persone, cinque persone guardano tutti, guardi la rete A, rete A. Vabbè, allora dimmi, scusa se ti ho interrotto, dimmi. No, dicevo appunto che un arredamento di bordo sono copiate da poltrone che c'erano a bordo di questo Bounty, eccetera. Questa precisamente in pelle, prima sì, sempre pelle di prima bella qualità, antichizzata, l'affusto è in mogano, tutto mogano massello con le guarnizioni in ottone massiccio, fatta a timoni, molto comoda. Ne ho 5 o 6 in tutto. Comunque prezzi. Assieme a questa poltrona, io dicevo appunto, assieme a questa poltrona regaliamo, proprio perché è Natale, sì, un bellissimo quadro fotografia della Vespucci, che anche sì, questo ha il suo... Grande questo quadro, sì, grande, abbastanza sì, grande. Sì. Va bene, colori abbiamo detto? Colori ci sono, c'è marrone, c'è rosso antichizzato, c'è questo verde. Molto bella anche questa. Sono 3-4 colori. Ripetiamo il prezzo. Il prezzo 520 in negozio, questa sera 400.000 lire. E regalo il quadro. E regaliamo relitto. Il relitto via Toti 1, Monte Catini Terme. Bene, grazie mille. E il nostro ospite, vai pure tranquillamente, perché chiudiamo un momento, poi facciamo un po' di musica, maestro Bonocore, se non abbiamo tempo neanche per fare un po' di musica. Ripetiamo cos'è il regalo di Natale di questa sera. Per una batteria. Chi, via Reginaldo Giuliani 53 Rosso, Firenze. Una batteria che si può scegliere delle migliori segnate, marchi, sapete in commercio. Già cosa costa una batteria? Poi i fari. Fari Fendinebbia. Fendinebbia con questo è la protezione. La protezione, questa è la protezione e in regalo, diciamo, il tutto. Dica pure. Una bomboletta di ste. Cos'è perché questo fast? Ecco, lo dica perché sennò... Cos'è? È una cosa magica, diciamo. Quelli che poi la mettono, perché se prendono questo, poi dopo bucano e non riescono a comandare, vengono a cercare lei, mica me dopo. Dunque, lei l'ha provata, funziona. L'ho provata, funziona, ecco, funziona perfettamente. Certamente funziona, sì, su un foro di un chiodo. Naturale. Non si può pretendere... Su uno squarcio, certo. Esatto. Il prezzo di tutto questo? Prezzo commerciale 90.000 lire. Per noi stasera? 65.000 lire. Io ho fatto un regalo a tutti quelli che vorrei venivano. Vorrei dire un'altra 64 cosa. 64 avevamo detto. 65. Ma lei ha sbagliato contro la camera. Al primo allora, ecco, lì, 64. 1.000 lire, gli do io, il primo sono io. Aspetti, ce l'ho spiccioli, ce l'ho in una cosa, gli do dopo. Possiamo darli anche separati e disponiamo di tutta la vasta gamma per le autovetture in commercio. Perfetto, la devo lasciare, grazie mille, ci sentiamo fra un po'.